Buonasera a tutti, ben ritrovati da Marco Grilli, Grilli per la testa, una nuova puntata. Oggi, martedì 18 settembre 2018, siamo su Radio Science, alla regia Rosario Moreno. Ciao Rosario. Faccio fatica, ciao ragazzi, buona serata a tutti quanti. Non era necessario che facessi grandi discorsi, però sai che il saluto d'apertura è di rigore. Saluto anche con sempre grande affetto e grande calore Alviano Appi. Buonasera, buonasera. Vabbè, io mi sono già presentato, ma ormai penso bene o male mi conoscano tutti. Che dire, settimana particolare, adesso potremmo anche ragionare di editoria, volendo. Abbiamo ancora il nodo sospeso della nomina del presidente della RAI, volendo. E ci sono un sacco di altri argomenti dei quali potremmo parlare. Però si sta muovendo qualcosa sul presidente della RAI. Diciamo, sembra che si muovano un poco i veti sul presidente Marcello Foa, non ho ancora capito quale sia la giusta pronuncia. Tecnicamente senza accento, però. Foa. Ma tutti dicono Foa perché suona meglio probabilmente, ma penso che Marcello non si offenda. Grande Marcello, scusate, ma è uno che dice pane, pane, vino al vino, per cui non posso non stimarlo. Si è presentato sì, è stata presentata ai cittadini una ottima candidatura per quanto riguarda il sottoscritto, ma diciamo che tutto il mondo dell'editoria adesso è un pochino in fermento. Marco, sembrano in arrivo tagli. Sembrano in arrivo anche distinzioni per quanto riguarda diciamo, gli editori puri e invece le proprietà di giornali che possiamo dire che tali non sono. Ecco, dovremmo fare un ragionamento forse Beh, con chi ci bisognerebbe. ascolta Sì, su queste cose. il ragionamento più importante sarebbe sulla distinzione operata da un certo punto di vista tra l'editore puro e il non puro. Non so se definirlo spurio, impuro o come, perché qua bisognerebbe entrare nell'alveo delle considerazioni diciamo, della politica di tutti i giorni. Beh, questo non è linguaggio politico tout court. Se dovessi prendere una dispensa diciamo, come dire, di scienza politica, probabilmente non troverei la distinzione tra editore puro, impuro o spurio. Sarebbe più una cosa filosofica. Detto tra noi, l'editore puro qual è? Andiamo per ragionamento fondamentalmente, al di là di tutte le definizioni che Certo, possa bravo, essere bravo. date. L'editore puro potrebbe essere quello che effettivamente si occupa di pubblicazione, di stampa, di diffusione di un messaggio, ma preso esattamente per quello che è. Diciamo che la sua impresa è proprio quella di avere dei giornali, di vendere dei giornali, dei quotidiani, delle riviste, Ma quello è la sua attività imprenditoriale. non solo, perché editore puro potrebbe anche essere quell'editore che chiaramente in termini di pubblicazione dà spazio ai libri degli autori più vari, quindi potrebbe essere, volendo anche dalla narrativa, fino alla critica politica. Sì, E sì, sì. quella è sempre editoria pura, perché comunque è un servizio che tu dai all'utenza, che chiaramente è un servizio commerciale, per Sì, l'amor del cielo, sì. che non è che l'editore lo faccia, tranne qualche caso, e allora qui potremmo ragionare veramente di editori puri perché lo fanno per dare un messaggio al pubblico, soprattutto quando si tratta di veicolare un qualcosa che al grande pubblico normalmente non arriverebbe. Perché? Perché la comunicazione di massa si basa su altri livelli Beh, qui arriviamo a competenti. livello di mecenatismo quasi. Ok? Beh, per esempio, noi abbiamo dall'altra parte della console, abbiamo un editore puro, perché Rosario, scusami, ti faccio un po' di pubblicità, ma giusto perché la gente Certo. capisca il Ti concetto, ringrazio. prego. No, ci mancherebbe altro, perché sai, chi ha l'iniziativa di mettere a disposizione degli altri un canale di diffusione di messaggi vari, tra le altre cose, perché Science, tra le altre cose, non è monotematica, e dà spazio anche a quelle che non sono necessariamente,
che posso dire io, le istanze che provengono da quella che potrebbe essere la tua parte politica preferita o semplicemente la tua area tematica preferita, ma tu dai spazio a tutti quanti, nei limiti ovviamente delle possibilità date dal palinsesto e dalla programmazione. Però lo fai sostanzialmente gratuitamente, cioè tu ti occupi di mettere in piedi tutta la parte tecnica. Per la verità anche il sottoscritto lo fa gratuitamente, quindi ciò che, tanto perché sia chiaro al grande pubblico, quello che noi facciamo lo facciamo a livello di, perdonami Rosario, uso questo termine, volontariato. Cioè, no, scusami, ci mettiamo a disposizione della collettività sia in termini tecnici che in termini discorsivi, mediatici, eccetera, senza voler fare propaganda alcuna, ma volendo molto semplicemente girare determinati messaggi o approfondire determinate tematiche, o quantunque si voglia ragionare di esposizione di tematiche, comunque cerchiamo di farlo nella maniera più neutra possibile, in modo che le persone possano anche scegliere di capire fino in fondo determinate argomentazioni. Abbiamo parlato di diamanti, per esempio, che è un argomento molto affascinante ma misconosciuto. Abbiamo parlato anche di pensioni, torneremo a parlarne tra le altre cose. Abbiamo parlato di prassi bancaria, tutte cose, tecnicismi anche che le persone normalmente non sentono raccontare, nemmeno da trasmissioni che vengono considerate come prestigiose, vedi report o report che si voglia, e da lì a scendere. Leggiamo la Costituzione. Oggi, se mi permettete, vorrei riprendere la lettura, perché un po' di settimane che non ci dedichiamo a questa cosa. Ormai sono fermo all'articolo 48, titolo 4, rapporti politici, quindi oggi vado avanti come un caterpillar. Però perché questa premessa? Proprio perché sta per uscire la bastonata sull'editoria, perché il governo in carica, soprattutto ad opera della parte gialla, quindi i 5 Stelle, si è ripromessa di mettere pesantemente mano non alla libertà di espressione, ma alla trasparenza nell'espressione della libertà di espressione stessa, e quindi sostanzialmente capire chi faccia che cosa e a quale pro. Perché se parliamo, che ne so io, di faccio un esempio ma non è a fini commerciali, da Lai editore, ex Baldini Castoldi, eccetera eccetera, sappiamo che parliamo di un editore di libri, di testi di narrativa, romanzi e via discorrendo. Se parliamo di edizioni, faccio io un esempio a caso perché me le ricordo da quando studiavo all'università, Il Mulino Bologna, parliamo di testi anche scientifici, parliamo di testi universitari, parliamo di testi di approfondimento tematico, sociologico, psicologico e anche giuridico, economici. Quindi voglio dire, tanto per fare degli esempi, se parliamo di Mediaset, tanto per non far pubblicità loro, ma perché ahimè sfortunatamente è un cavallo di battaglia di Berlusconi, ciò di cui stiamo parlando è un'opera editoriale non sicuramente neutrale, ma che deve veicolare determinati messaggi sia in termini commerciali che in termini politici. E quindi non parliamo di un editore puro, parliamo di un conflitto di interessi. E lo stesso potremmo dire di Repubblica, Espresso, eccetera, Corriere della Sera, del Messaggero, di Caltagirone, con tutti i giornali locali, esatto, che gli fanno in coda. Cioè, possiamo parlare di tanti, possiamo parlare di Cairo, possiamo parlare, voglio dire, non si dovrebbero far nomi, li facciamo, non stiamo parlando male di nessuno, ma questo è il dato di fatto. Quindi sì, stiamo spiegando anche un poco. Questa è editoria di business, che sia business finanziario, economico o politico, poco importa, questo è quanto sostanzialmente. Oh Rosario, fermaci, qualora dovessimo andare fuori dalle righe. Andiamo, no, ma qui cioè, in effetti tutte le testate dei media che avete pronunciato in questo sono testate commerciali al massimo, cioè, quindi fanno anche pubblicità alle loro riviste, insomma, tipo a Cairo Editore, per esempio, che vedi sulla 7 va spesa. Quindi quando loro trasmettono le cose, poi ovviamente si devono mantenere con la pubblicità. Ovviamente io dico sempre che quando tu hai bisogno di soldi degli altri non diventi più puro. Scusate. Esatto.
diciamo che sei soggetto alle tendenze del momento. Certo, poi, voglio dire, certamente. Faccio riferimento a una figura e chiaramente in questo momento potrei essere discutibile a livello esemplificativo, però Gianluigi Paragone conduceva la gabbia sulla 7, sì. È uscito fuori dalla linea editoriale che l'emittente voleva tenere, perché chiaramente lui andava un po' più verso il giallo, tanto per non citare colori o partiti, e dall'oggi al domani gli ha chiuso la trasmissione. Perché? Perché lui comunque dava voce anche a persone che non erano necessariamente legate al mainstream informativo, e quindi di conseguenza il business dell'emittente non era più garantito in una certa direzione. Perfetto. Okay. Perfetto. Questo era quanto. Perfetto. Quindi lui ha detto ok, rispetto alla decisione della direzione, prendo le mie armi e i miei bagagli e mi trasferisco altrove. Fatto sta che adesso è un senatore 5 Stelle, oltre a continuare a fare il giornalista, perché lui ha sempre dichiarato fin dalla candidatura che avrebbe continuato a fare il suo lavoro. E tutto sommato lo fa anche a buon pro, diciamo così, del messaggio per tutti, non semplicemente per alcuni colori politici. Tant'è che lui anche come senatore è una figura di protesta, non è uno che parli solo ed esclusivamente di tematica 5 Stelle. Per esempio, dico, io faccio un esempio, ma potrebbe capitare anche di citare altre figure. Per esempio, lo stesso Marcello Foa non è un'espressione puramente partitica, ed è una delle cose per le quali piace a molti, sì. Ed inclusi molti di quelli che lo contestano. Ma lo contestano perché? Perché uno che non si fa mettere i piedi in testa, lui per poter pubblicare liberamente determinate cose è andato in Svizzera. Cioè, ha dovuto mollare tutte le testate italiane, se non collaborando dall'estero, perché fondamentalmente non gli ha permesso di esprimersi in certi termini. Non ha sempre restare, non stiamo parlando di volgarità, non stiamo parlando di diciamo trascendenza rispetto, che posso dire, al buon costume, all'ordine pubblico o alla legge, alla legalità. No, assolutamente. Però semplicemente denunciava vizi e difetti persino dell'ordine dei giornalisti, certo, e come tale è una figura ormai invisa a quelli che continuano a far parte del cosiddetto sistema. Ecco perché ho detto grande Marcello, perché è uno che l'ha sempre campata chiare, soprattutto negli ultimi anni, a maggior ragione da quando ha dovuto mollare. Lui era stato direttore di un quotidiano italiano, adesso siccome ho finito come dire le citazioni per evitare che si legga veicolo pubblicitario, lui chiaramente ha fatto una scelta diversa, è andato a dirigere un quotidiano straniero dalle pagine del quale tira bacchettate a destra e a manca. Non che il sistema svizzero sia perfetto, cerchiamo di capirci, perché poi si pensa sempre che l'Italia sia la pecora nera, non è così, posso garantire, avendo girato anche un pochettino all'estero, che, come dire, ogni paese ha le sue problematiche e che altri paesi sono molto più bravi a tenere nascoste, da noi vengono fuori. I bubboni invece che scoppiano all'interno del nostro paese e che dovremmo gestirci all'interno vengono, come dire, molte volte curati, cercate di capire cosa io intenda, prima ancora che esplodano. Se esplosi vengono, come dire, occultati, per cui possiamo dire che, attenzione, ultime statistiche dicono che in Italia la libertà di stampa ci vede al 54esimo posto nel mondo. Esatto. Cioè non siamo meglio di alcuni paesi considerati totalitaristi o del terzo mondo. Non per niente, io penso che ci sia che si sta slegando un poco anche il cittadino dall'informazione, un po' grazie anche alla rete, in cui si può in qualche modo, con molte notizie diverse l'una dall'altra, formarsi una propria opinione. Adesso sono stanno subendo un certo calo delle vendite di giornali di prima fascia come Repubblica, per dire, la crisi
della stampa è veramente una crisi piuttosto forte, visto che la stampa in genere è sempre condizionata un poco da poteri terzi. Diciamo che meriterebbe in questo quadro una parola d'elogio, almeno da parte mia. Sono diventato un suo, si può dire consumatore di un giornale, no? Ma voglio dire un lettore abbastanza assiduo, non sempre però del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, che è un giornale che va avanti con le sue proprie gambe, con la vendita del quotidiano. Peraltro, tutte le iniziative editoriali legate al Fatto Quotidiano, questa è una menzione che va fatta, non sono, a parte non monotematiche, perché un quotidiano ha anche il dovere chiaramente di dipingere il quadro in base al paesaggio effettivo, quindi diciamo che il giornale, se potessi permettermi di azzardare un paragone con l'arte, direi che dovrebbe essere una tele impressionista. Quindi dovrebbe dare una raffigurazione di quella che è la realtà istantanea, oltre che ovviamente fornire, come dire, una prospettiva, aprire una finestra su quelle che potrebbero essere anche le prospettive, certo, ma sempre a livello impressionista. Quindi ti do una fotografia del momento, certo, e lo devo fare guardando attraverso l'obiettivo. Poi è chiaro che l'obiettivo può inquadrare l'uno o l'altro soggetto, certo, c'è anche una, ma scelta. La foto è quella, la, certo, foto è quella. Ma quando parlo perché, di quello, quello anche è. Perché il Fatto non ha molte pagine rispetto ad altri. Beh, diciamo che ha scelto di tenere fuori certi temi, come lo sport, per esempio, ha decisamente scelto di tenere fuori pagine che su altri quotidiani si trovano ampiamente. Anche su questo discorso potremmo andare avanti a lungo, lo sport e come dire, le sue declinazioni deprecabili ormai, che è diventato tutto business. Io ormai ho formulato un assioma secondo il quale, che siate d'accordo o meno, è un mio pensiero: dove arriva il denaro è finito lo sport, sostanzialmente, certo, tranne quello che serve unicamente per approvvigionarsi dei mezzi per praticare lo sport. Ma nel momento in cui tu vuoi diventare il numero uno nel tuo sport, perché fondamentalmente ti becchi un sacco di quattrini, vuol dire che lo sport non c'entra più niente, ecco, è diventato un'attività di business. Penso che ci sono ancora alcune, su questo tema ci sono ancora alcune aree, alcuni campi liberi. Penso un poco comunque alla nostra atletica, al nostro nuoto, al nostro a sport che sono di seconda fascia rispetto sicuramente al calcio. E comunque sì, va bene, questa è comunque una scelta fatta dal Fatto Quotidiano per fotografare, come dici tu, certe cose. Poi a dispetto di quanto si possa pensare, e io credo che la divisione diciamo direzionale tra il Fatto cartaceo e il Fatto online, quindi tra Marco Travaglio e Peter Gomez, sì, sia sostanzialmente anche dovuta a una scelta pluralistica nella trattazione dei temi, perché Peter Gomez, che possono raccontarmi quello che voglio, fondamentalmente sinistroide d'estrazione, mentre Marco Travaglio, a dispetto di quanto si possa credere, non è sinistroide, anche perché ricordiamolo, era un discepolo di Indro Montanelli, per cui la vedo un po' difficile che venga da quella parte. Ciò nonostante, ma noi siamo oltre le categorie di destra e di sinistra, perché abbiamo capito che sono soltanto una facciata. Esatto, l'abbiamo anche detto, ridetto e stradetto: parlare di destra e di sinistra in Italia è assolutamente inutile, ma anzi, men che inutile, possiamo, è triviale. Possiamo ricordare che Luciano Violante in Parlamento si è lasciato scappare, non mi ricordo se era il 2000, non dico la data perché non me la ricordo bene, si è lasciato scappare in Parlamento che Silvio Berlusconi aveva ricevuto dalla sinistra l'assicurazione
che non sarebbe stato toccato il conflitto di interessi. Ecco, così è stato, allora, fino a creare la situazione. E così è stato. Allora, voglio dire, per chi è curioso lo può trovare benissimo su YouTube questa infelice frase, ma felice per noi, che ci aiuta a capire un po' meglio la verità e le dinamiche che ci sono a livello di potere. Perché il messaggio deve essere privo di colore fin dove sia possibile, a meno che non si stia parlando di un determinato colore. Allora chiaramente tu parli di quel colore e dai messaggi relativi a quel colore. Mm. Ognuno si assume poi le proprie responsabilità. Certo. Volevo leggervi il testo di un post che ho trovato stamane di una mia, diciamo, amica di Facebook, mia conoscente dal punto di vista personale, della quale non farò il nome, ma leggerò il testo perché è interessante, o quantomeno offre spunti critici. Ascoltatemi. Spegnete le TV. Cancellate gli abbonamenti e, se proprio siete dipendenti dalle narrazioni video delle vostre fantasie, usate Netflix o simili per soddisfarle. Non c'è intento pubblicitario, lo dico subito. Le informazioni trovatele altrove, in rete e sulla stampa internazionale. Io qui apro una parentesi, dico sempre: bisogna saper cercare, saper discernere tra le varie cose che si leggono, anche in rete, che è molto libera. Beh, certo. Ma anche lì ci sono messaggi veicolati. Certo, però dopo tu confronti le cose. Ok. O direttamente dalle agenzie, e anche qui abbiamo agenzie, potrei riferirmi anche al tema delle agenzie di rating internazionali, che fondamentalmente sono di base statunitensi. Per cui tanto neutrali non possono essere. E sono emissioni delle stesse corporation. Tanto per restare in tema di editoria e di editori puri, già che alcune di queste agenzie fanno capo alle stesse famiglie che detengono potere editoriale, per cui potremmo andare molto oltre con questo discorso. Quindi andiamo avanti. Tanto le TV e la stampa italiana non informano, ma fanno solo il lavaggio del cervello. Infatti tu e io, grazie a Rosario, facciamo radio, web, ma la facciamo radio, non facciamo televisione. Quindi spegnete le TV e specialmente smettetela di guardare i talk show, sia quelli diurni per le casalinghe, tra virgolette, che quelli serali per gli informati, tra virgolette. Non solo perché sono pura spazzatura, ma perché guardandoli praticamente solo per disgustarvi delle panzane che vengono dette e poi criticarli velenosamente sui social. Cosa che fate tutti, maiuscolo, continuamente. Senza volerlo li favorite. Della serie, bene o male, purché se ne parli, che era uno dei motti, tra virgolette, nascosti del signor B. Siete i donatori di sangue di quelle bestie immonde, in parte anche i loro volontari untori. Involontari untori. Mi spiego: anche se siete relativamente pochi, siete cruciali e molto più importanti di quelli che si bevono ogni panzana trasmessa nei talk show. Perché? Basta non essere ipocriti, perché siete il bulk di quelli che spendono. Non tutti hanno la stessa capacità di spesa e, guarda caso, capacità di spesa, status socio-economico, livello di educazione e capacità cognitive sono altamente correlati. Sorpresi? Io no. Quelle pattumiere vivono di pubblicità e la pubblicità non conta tutti gli spettatori come uguali. Per la pubblicità uno non vale uno. Uno vale la sua capacità di spesa, certo, il suo essere o non essere un influencer nel suo ambiente sociale e di lavoro. Interessante questo discorso sulla figura dell'influencer, dovremmo riaffrontarlo assolutamente. Uno dei maggiori influencer italiani è un muratore disoccupato 52enne calabrese a livello politico. Quindi voi che la capacità di spesa sopra la media ce l'avete, spegnete le maledette televisioni, boicottate i talk show, solo così finiranno di esistere, per asfissia da scarsi proventi pubblicitari. Certo. Questa è l'unica arma oggi disponibile, il boicottaggio. Vale per i talk show come per i quotidiani. Tanto per restare in tema, dico io, aggiungo tra parentesi. Boicottare i diffusori di spazzatura, non guardarli, non leggerli, ignorarli e non parlarne sui social, assolutamente mai.
parlarne anche in negativo è quello che vogliono da noi, così facendo ne siamo inconsapevoli untori, perché il link gira, altri vedono, la curiosità porta a guardare, i click si accumulano e i soldi della pubblicità arrivano. Cosa abbiamo detto prima? Bene o male, basta che se ne parli. Aggiungo io. Boicottiamo i media che diffondono cattiva informazione. È urgente farlo. Beh, guarda, possiamo fare una riflessione su questa cosa dicendo noi siamo entrambi amici di un notevole ricercatore, secondo noi, ma veramente notevole, molto bravo, molto professionale, molto capace, si chiama Pier Giorgio Caria. Per un certo periodo è stato ospite in alcuni talk show su temi riguardanti la presenza extraterrestre, i ceppi nel grano, e diciamo che lui nel tempo ha deciso proprio di eliminare queste sue partecipazioni, proprio perché l'intero impianto del talk show era fatto in modo tale da limitare al massimo una reale, profonda informazione, e andare, cioè cercare di approfondire, ma rimanere nella superficie dove un'opinione vale un'altra. E invece noi non dobbiamo cercare il più possibile di uscire dal piano delle opinioni ed entrare nel piano delle riflessioni e delle considerazioni che si basano su fatti e su dati. Anche perché, continuiamo a ripeterci probabilmente, il senso anche di questa trasmissione, così come della tua che succede a questa stessa, è quello magari di lanciare anche qualche piccola provocazione in modo che la gente effettivamente, dove non hai un click e basta, dove non hai una vetrina magari ormai arci utilizzata come potrebbe essere il social per definizione, del quale non faccio il nome per evitare appunto di dargli più lustro di quanto già non ne abbia. Ma la provocazione, ho sempre detto, io voglio fare il provocatore, in bene però, per spingere le persone ad approfondire, a incuriosirsi, ad andare a ricercare, persino a smentirmi se del caso. Certo. Ecco perché ho detto... Si può sempre imparare. Assolutamente sì, ma però io ho avuto la fortuna di fare un'esperienza anche con gli alunni delle scuole serali e posso garantire che ho imparato tantissimo da loro, tanto quanto spero, anche se in cuor mio amo esserne sicuro, abbia trasmesso io loro sostanzialmente. Quindi uno scambio reciproco che fa crescere entrambe le parti, questo dovrebbe essere il senso dell'editoria, della pubblicazione, dell'insegnamento, della condivisione delle cose. Ti deve animare la passione, devi avere proprio il sacro fuoco che arde dentro della comunicazione, ma non per la manipolazione per i tuoi scopi, ma per la condivisione delle informazioni, per l'arricchimento reciproco. Questo è il senso. Certo, ma certo. Questo dovrebbe essere un editore, certo, puro, perché si possa definire tale. Ecco, così anche oggi mi sono... Abbiamo qualche minuto per la Costituzione, che dovremmo senz'altro andare avanti a leggere qualche in cosa. In Italia la Costituzione è la Bibbia civile, beccati anche questa, quindi abbiamo certo. Il quotidiano dovrebbe essere un quadro impressionista e la Costituzione in Italia dovrebbe essere la Bibbia civile. Certo. Allora, proprio per questo, ormai l'abbiamo nominata, torneremo sul discorso editoriale, anche perché stiamo aspettando gli sviluppi legislativi, inutile che stiamo qui a parlare del sesso degli angeli. Ci torneremo anche perché sarà di scottante attualità tra qualche giorno, soprattutto perché chiaramente è in fieri l'abolizione dei finanziamenti, dei contributi pubblici all'editoria privata, cosa che trovo sacrosanta. Ok, l'editoria privata la trovo sacrosanta tanto quanto il fatto che non debba essere alimentata dal pubblico, se non come startup e se non verificandone determinati contenuti, ma a livello
pluralista. Certo. Perché alla fine quelli che sono finanziati fanno sempre capo agli stessi e soliti ignoti. Bene, siccome abbiamo parlato un attimo solo, sì. Eravamo arrivati con la Costituzione. Sì, vorrei riprendere dall'articolo 48. Quindi dicevamo titolo quarto, rapporti politici, dall'articolo 48 all'articolo 54. Mi sa che la settimana prossima, a meno non ci siano flash news o breaking news, come si suol dire in termini editorial-giornalistici, dovremmo forse aprire proprio con la Costituzione. Adesso riprendiamo dall'articolo 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, ricordiamocelo sempre anche in periodo non elettorale, che hanno raggiunto la maggiore età. In realtà siamo in campagna elettorale, soprattutto in Trentino e in Abruzzo, tanto per ricordarlo. Il voto è personale ed uguale, libero e segreto, il suo esercizio è dovere civico. La legge, attenzione, il suo esercizio è dovere civico, qualcosa che qualcuno ogni tanto si dimentica. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, e qui sono nati macelli allucinanti, e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Tutti i cittadini, articolo 49, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Parlavamo di pluralismo? Certo. E anche qui ci sarebbe da fare riferimento alle soglie di sbarramento, al fatto che non esista rappresentanza politica di determinate parti. Io sono per il pluralismo quantunque magari sia presente una forza che a me necessariamente non stia simpatica, ma questo è un altro discorso. Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Di nuovo, pluralismo, pluralità di interessi, tutela del bene comune. Articolo 51. Tutti i cittadini, allora perdonatemi, mi interrompo. L'articolo 48 dice: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, ricordiamo 18 anni. Si dovrebbe dare per scontato, ma siamo qui anche per ripetere determinati concetti. Mentre gli articoli successivi dicono in apertura: tutti i cittadini. Certo. Senza distinzione di età, di sesso, di razza, di certo. provenienza, di etnia, di religione, eccetera, 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 esattamente come già detto anticipatamente nel testo della Costituzione stessa. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Qui dovremmo aprire un discorso molto spinoso e molto lungo, che non dipende dalla Costituzione o dalla sua lettera, ma dall'interpretazione che l'uomo, che erra molto spesso, essere fallace per definizione, dà alle norme stesse. La legge può, per ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare i cittadini e gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Chiamasi aspettativa in altri termini. Esatto. Articolo 52. Oh, e qua arriviamo a un punto nodale, visto che argomento caldo nell'ultimo periodo. Ripeto, articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge, il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nell'esercizio dei diritti politici, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Beh, guarda, su questo articolo qua, sul 52, appunto, che dicevi, si potrebbe aprire una piccola parentesi delle considerazioni sulla leva obbligatoria. Sono state fatte a suo tempo, finché non è stata tolta, molte considerazioni. Diciamo che le cose molto spesso possono essere positive e negative allo stesso tempo, perché è l'essere umano che le rende tali. E mi spiego. Abbiamo intanto un corpo militare, che era militare, secondo quanto è stato citato dall'articolo, cioè la difesa della patria e quindi il servizio militare, che sopravvive ancora oggi, e sto parlando del corpo degli alpini, che veramente ha dato una formazione civica, morale, ma veramente strepitosa, veramente una cosa magnifica. Io mi ricordo anche comunque un amico che aveva fatto il servizio militare e che a tutti i costi, durante il servizio, aveva cercato di essere applicato alle più diverse mansioni per capire, ecco, per esempio lui aveva voluto imparare l'alfabeto Morse, mi ricordo questa cosa, sì. Ma aveva richiesto anche in quei 12 mesi di essere applicato a diverse funzioni, in modo da sfruttarli veramente, imparare qualche cosa, capisci? Sì. Il corpo degli alpini è stato eccezionale, perché veramente si sono formati uomini oltre che abilità in quel corpo. Ecco, da adesso sembrerebbe che io volessi lodarmi e imbrodarmi, stranamente tu stai parlando con un alpino in congedo. Guarda, non lo sapevo. Sono un alpino in congedo. Non lo sapevo. Dove l'hai fatto? Io sono stato incorporato, come si suol dire, a Belluno, poi sono stato trasferito e quindi sono diventato effettivo al corpo all'ottavo reggimento alpini, a Cividale del Friuli, che dove era stato spostato prima era altrove, logisticamente parlando. Adesso non è più lì, è a Venzone Carnico, nella caserma che era prima del 14° reggimento alpini, e poi sono stato aggregato per motivi curriculari e per esigenze, diciamo, del comando brigata, al reparto comando e supporti tattici Iulia a Udine, dove c'era anche la sede del comando brigata della Iulia. Presso il quale io ho prestato servizio per 8 mesi e mezzo circa, come interprete e come sostanzialmente quello che si soleva dire scritturale, poi in realtà era un segretario al computer, e oltretutto, oltre a portare avanti questa attività, montavo anche di servizio, per cui tante volte non facevo neanche riposo branda dalle notti di guardia, andavo direttamente in ufficio a lavorare. Finché sei sotto, la sensazione è un pochettino diversa. Quando riguardi le cose con gli occhi della maturità, ti accorgi di quanto sia stato importante non solo e soltanto dedicare il tuo tempo alla tua patria, ma anche imparare a volte subire situazioni spiacevoli per formare il proprio carattere, e soprattutto perché se vuoi imparare a dare ordini poi, devi imparare a prenderli prima. L'umiltà, devi imparare che cosa sia. Certo. Devi imparare anche a piegare il capo quando non ne conosci la ragione, ma poi la capirai, perché ci sono esigenze che vanno oltre le tue personali, sono esigenze di gruppo, dove se permetti a un singolo o a un gruppetto di esacerbare l'ambiente nel quale si trovano all'interno, voglio dire, rischi di rovinare il fenomeno del nonismo, non solo quello, ma che ha dei risvolti anche goliardici, se vogliamo, perché io
le cose che ho trovato in caserma, è vero, erano passati gli effetti peggiori del nomismo per l'appunto della peggior specie, ma io sono stato anche goliardo attivo, tecnicamente goliarda lo sono ancora perché quando lo sei una volta, memento qui a goliardus est, goliardus manebis, lo sei una volta, lo sei per tutta la vita. Io sono stato alpino per il servizio militare, sarò alpino tutta la vita, anche se di fatto non riesco, perché faccio già troppe cose da volontario, a fare anche il volontario dell'ANA, per esempio. Lo dico con grande tranquillità perché non riesco a dedicare a questa cosa tanto tempo quanto vorrei, però diciamo che sono già Certo, va abbastanza bene, impegnato. certo. Però sono in contatto con gli alpini ed è stata una parte importantissima della mia vita, importantissima, ma me ne sono accorto dopo ho capito la ragione di tante cose. Ed è per questo che io, per esempio, ho il chiodo dell'orientamento, cioè di aiutare gli altri a trovare la propria strada, proprio perché so di aver mancato delle parti nel mio percorso e non voglio che gli altri facciano gli stessi errori, per cui comunque voglio assicurare il mio appoggio e tutto ciò che posso produrre a livello informativo verso le persone perché scelgano la strada più idonea per sé, anche qualora quella strada fosse una strada che non è di mio gradimento. Chiaramente non stiamo parlando di violazione della legge, Certo. io incoraggio tutti a seguire i dettami legislativi. Ma diciamo, all'interno di questi paletti necessari per la convivenza in società, ognuno deve trovare un proprio percorso. E per me è sacrosanto che ognuno segua le proprie tendenze e le proprie inclinazioni, salvo ogni tanto rinunciare a un pochettino di ego per esigenze funzionali, credo che tu capisca dove voglio Sì. andare a parare. Però se uno vuol fare militare, anche se non ti piace l'idea che faccia il militare, è giusto che segua la sua strada. Se uno vuol fare, che ne so io, il vigile del fuoco, per quanto pericoloso possa essere, perché sono sempre in prima linea a trappare per Certo. loro, è giusto incoraggiarlo a fare il vigile del fuoco, sempre che risponda alle caratteristiche Certo, personali. Se uno vuole certo. fare il poliziotto, il carabiniere, l'agente della guardia di finanza, il funzionario, ufficiale di polizia, di Stato, piuttosto che cosa ne so io, vuol fare il funzionario ministeriale, vuol fare il segretario d'azienda, vuol fare l'operatore ecologico, vuol fare, che ne so io, l'insegnante, è giusto incoraggiarlo e dargli una mano a seguire il percorso perché si realizzi Certo, professionalmente, certo. anche perché se laddove dovesse realizzarsi professionalmente, non per egoismo, ma proprio per tendenza personale, si aiuterebbe anche qualcun altro, appunto, a veicolare il Certo, messaggio e esatto. a recepire il messaggio in modo positivo. Questo sarebbe un miglioramento grandissimo per tutta la Diciamo una società. specie di effetto domino positivo. Esattamente. Abbiamo due articoli prima della chiusura del Sì, sono programma, le del tempo. 18:45, ormai siamo sempre su Radio Science con Rosario Moreno in regia, Grilli per la testa della trasmissione, Albiano Appi, Marco Grilli che si appresta a leggere l'articolo 53 della Costituzione. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. E già qua si apre un Già si mondo. apre un mondo. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. E anche qua apriremo un altro mondo perché è di scottante attualità nelle modifiche legislative che sono in fieri. Articolo 54, chiudiamo questa parte. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Ripetiamo, fedeli alla Repubblica osservandone la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, Onore. prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Ripetiamolo fino alla nausea, questo l'ho sentito dire anche a un pubblico ministero, attuale sostituto, anzi procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia, che si chiama Antonino Di Matteo, detto Nino, che è una delle persone migliori, uno dei professionisti più titolati, più idonei e più integerrimi, non si Nonché dovrebbe, non capaci. si, nonché capaci che la magistratura italiana abbia partorito, bontà sua. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno dovere di adempierle con disciplina e onore, l'ha detto anche Pier Camillo Davigo, tanto per non sbagliarsi, sempre per In restare in più tema, in più circostanze. circostanze.
adempierle con disciplina e onore. E chiudo con queste parole, perché io con disciplina e onore cerco di adempiere al incarico che mi è stato affidato di portare avanti questa trasmissione a buon pro di tutti quanti. Grazie ad Alviano che è stato con noi anche oggi. Grazie a Marco. Grazie a Rosario e regia, e soprattutto grazie a voi che ci ascoltate e diffondete determinati messaggi che speriamo siano sempre recepiti e percepiti come positivi. Un abbraccio forte, alla prossima settimana. Ciao! Buonasera a tutti.